Non tutto è ancora perduto. È difficile, ma non ancora impossibile, la missione della Rapido Latina Calcio a 5 di raggiungere il quinto posto che vale playoff, ma a 3 giornate dal termine non può prendere in considerazione nessun'altra parola se non questa: vincere. Porta il pallone Maina, splendido tanto il colpo di tacco, si libera molto bene di Leandrino che prova a dargli fastidio. Bravissimo Maina, guardate che azione ubriacante, travolgente di Lucas Maina, all'indietro per Stazzone, conclusione e poi di testa nuovamente Stazzone. Dal Latina, attenzione Maina però, Maina uno contro uno, la parte di Maina che pesca il jolly sotto l'incrocio e porta in vantaggio con questa prodezza, con questo virtuosismo, la Rapido Latina Calcio a 5. Sale anche sul cubo che è vicino ai cronometristi, Lucas Maina che festeggia questa splendida gemma. Terenzi riceve il pallone e c'è il tiro da parte di Bordignoni, improvviso, ma Corbucci questa volta non si fa sorprendere. Maina, gran numero da parte di Maina che, su quale viene fatto fallo, grandissimo, finta intanto da parte di Stazzone che poi calcia sul portiere Capuozzo che esulta. Stazzone e poi Lucas Maina non riesce a trovare la collezione e c'è il gol da parte di Lucas Maina che è subito dopo essersi fatto parare il tiro da Capuozzo è riuscito di punta a battere lo stesso portiere della formazione ospite con questo tiro raso terra. Il portiere Capuozzo riceve il pallone dietro la propria linea di metà campo ed esplode questo siluro, attenzione, il pallonetto perfetto ed il gol da parte di Mattias Lara, incredibile epilogo di questa azione che sembrava essere pericolosa per il Latina ed invece è stata devastante proprio per il Tubilo Reda Protino. Finisce dunque la prima frazione, un Latina autoritario, convincente, che è sopra nel punteggio 3-0 grazie alla doppietta di Lucas Maina e il gol di Mattias Lara. Avellino intanto conquista di giustizia il pallone, Maina finta da parte di Maina che poi realizza il gol del 4-0, una sontuosa giocata da parte di Lucas Maina che ha mandato alle ortiche il portiere Jimenez. Maina è tutto solo, Maina che realizza la sua quaterna personale. Lucas Maina stasera è scatenato, assolutamente incontenibile per chiunque, prende palla e segna con una facilità disarmante. Non c'è grande carica agonistica, non c'è intensità da parte della squadra Maia Rossa che evidentemente ha già preso atto della sconfitta. Intanto c'è il gol del 5-1 su questa iniziativa da parte di Terenzi, è puntuale, ci sembra Castagna proprio sul secondo palo. La formazione ospite che ci prova adesso con questo siluro di Bordignon, neutralizzato soltanto per un attimo da Corbucci, poi arriva la correzione in rete da parte di Zanella che realizza così il suo 19° gol in stagione. Sta cercando di giocarsi tutto per tutto, questa volta Maina non può far altro che mettere dentro il pallone del 6-2, la sua cinquina personale. E poi c'è Jimenez che va a prendersi il pallone, incredibile, praticamente con due uomini in meno Jimenez trova il gol del 7-2, che capolavoro da parte di Jimenez e che pennella, disegna in maniera magistrale questa traiettoria e pesca l'incrocio dei pali. Leandrino dentro il pallone, poi arriva il gol del 7-3 che serve soltanto per il risultato, per la cronaca, ma non praticamente mette in discussione nulla. 7-3 realizzato da Zanella. Finisce dunque qui, missione compiuta dalla Rapido Latina Calcio a 5 che grazie a una fioritura di gol da parte di uno strepitoso Maina, autore di una cinquina, vince la prima delle sue tre finali e avvicina a quinto posto dunque la Fuente Poggia, ormai distante soltanto un punto, a 2 giornate dalla conclusione.